Buongiorno, scusatemi ancora, sono in disabile, ho fatto le 4 stanotte, pure 4 e mezza forse, no, per chiudere alcune liste, era il miele, scusate, alcune liste del milione, perché entro domani faremo la conferenza stampa alla sala stampa della Camera del Parlamento Nazionale per quelle che sono le nostre liste che presentiamo in tutta Italia, salteranno alcune regioni probabilmente perché non, con i tempi non ci riusciamo, ma pazienza, diciamo che registriamo per ora delle difficoltà tra la Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, abbiamo anche altri contatti, ora vediamo oggi come andrà a finire. Quindi eventualmente chi ci segue, chi ci può dare una mano, chi si vuole candidare in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, si faccia sentire entro oggi, perché noi comunque domani chiudiamo. Non è un problema se alla fine salta qualche regione, pazienza, ma non abbiamo più i tempi tecnici. Deve partire la raccolta firma. E quindi
ve lo ribadisco. Chi ci vuole dare una mano, chi vuole scendere in campo, anche in queste regioni, si faccia sentire e quindi contatti non me, non scrivetemi perché io non arrivo neanche a leggere i messaggi per ora, pensate a quello che ho per la testa, quindi contattate direttamente i numeri che vi abbiamo indicato. Lo stesso vale per quanto riguarda la Sicilia, noi abbiamo già quasi 250 candidati pronti e abbiamo già schierato, anzi quasi 300 per l'esattezza, che c'è la lista giovani che sta andando avanti velocemente. È ovvio che dobbiamo stringere anche qui, perché ancora non si sa questa pantomima delle elezioni anticipate in Sicilia come va a finire. È ritornata stanotte l'ipotesi delle elezioni anticipate, perché stanno facendo una serie di verifiche tecniche, di sondaggi. Qua il tema è come limitare Cadeno De Luca per ora in Sicilia. Come limitare Cadeno De Luca? Quindi c'è chi sostiene che l'Election Day indebolisce Cadeno De Luca perché non c'ha un partito nazionale a traino. Guardate che sti scienziati, no? Cioè, come che i voti per la presidenza della regione in Sicilia li portano i partiti nazionali. Ci siamo ancora dell'idea che pure se candidi il coglione di turno, siccome è candidato dal partito nazionale, viene eletto. Purtroppo non è che in alcune fasi storiche questo non si è verificato. Ma non c'era Cadeno De Luca candidato, se permettete. Noi abbiamo realmente collegato ormai la politica al territorio. Per noi il territorio è la massima espressione della politica e deve indicare i suoi rappresentanti. Lo stesso vale per la presidenza della regione, lo stesso vale per i collegi che in questo momento stiamo individuando tra Camera e Senato. Ma che vuol dire sta volgarità? Che uno prende uno di fuori e lo candida nei collegi siciliani? Che cavolo è? Cioè qui c'è la Sicilia, che lo vedrete nelle candidature, che sarà trasformata come pattumiera della politica nazionale. Vedremo trombati, trombone, soubrette e quant'altro scaricati tutte nelle liste siciliane. Ma questo vale nel centrodestra e vale nel centrosinistra, perché abbiamo una classe politica siciliana di merda, scarsa, senza spina dorsale, che di fronte al rischio di perdere la poltrona trema, si piscia addosso. Ecco cos'è oggi la politica in Sicilia. E quindi gli scaricheranno di tutto e di più addosso. Noi stiamo adottando un principio molto semplice, quello di collegare le candidature al collegio uninominale al rappresentante del territorio. Così facciamo. C'è una sola deroga. Catania. Io vi annuncio, l'ho ribadito ieri al tavolo, lo confermerò stasera, che sarò candidato al Senato della città di Catania. Perché voglio sfidare l'esempio peggiore della politica. L'esempio peggiore della politica è oggi, mi dispiace dirlo perché eravamo amici, Salvo Pugliese, ex sindaco di Catania. Ma non tanto Salvo Pugliese, la banda Bassotti che c'è dietro di lui. Ecco, va sfidata quella banda Bassotti. Io vado in terra, vado nel loro campo, gioco in casa del nemico. Che occasione migliore per ammazzarmi. Mi immagino già Raffaele Lombardo con la bava alla bocca, pronto a caricare sull'impertinente, irriverente Cadeno De Luca. È vero? Sì, sarà una sfida all'ultimo voto. Saranno i catanesi a stabilire se votare un sindaco che ha fatto il proprio dovere, un amministratore che ha dimostrato come si deve amministrare, o votare per la negazione dell'amministrazione, per l'esempio più vergognoso
di come si strumentalizza il voto popolare. E ovviamente saranno dei catanesi a stabilire se votare per chi ama la Sicilia o per chi ha scambiato la Sicilia per il proprio pisciatoio personale. Ecco quale sarà la sfida. Io verrò a Catania, farò campagna elettorale porta a porta a Catania. E questo vale per le elezioni nazionali. Quindi chi pensava di prendermi in contropiede, chi pensava che con le elezioni nazionali io mi sarei arreso, perché stiamo facendo loro madornale, sono stanco. Pensate, dopo la camminata di Cateno, cosa vi sta aspettando? Qua c'è la Maradona per fare le liste. E siamo qua, non dormiamo, incontriamo gente, non è un problema, siamo qua, stiamo resistendo. La banda Bassotti sfida e noi rispondiamo. La banda Bassotti ci sfida e noi rispondiamo, ovviamente. Non abbiamo paura, anzi. Loro sono andati in crisi perché ancora non hanno stabilito cosa fare con Musumeci. Un giorno si dimette, un giorno non si dimette. E intanto la Sicilia è ferma, è bloccata. Intanto le imprese aspettano di prendere gli stati d'avanzamento. E intanto le imprese edili falliscono per eccessivo credito. Perché ancora aspettano che vengano mandati i soldi. Ho incontrato l'altro giorno un imprenditore di Messina, il quale mi ha proprio, a un certo punto si è messa a piangere. Mi ha detto: Cateno, io dopo 30 anni di impresa, di lavoro, mai ero arrivato a questo punto. Devo avere 1,5 milioni dalla regione, perché ho preso questi 2 appalti pubblici e siamo ormai ad agosto. Sono soldi che devo prendere l'anno scorso, ma poi questi soldi sono andati a finire nei residui. E per sbloccare i residui bisogna approvare il bilancio di previsione, e poi bisogna approvare il consuntivo. Forse se ne parla a fine settembre, ma se ci sono le elezioni se ne parlerà a gennaio prossimo. Io fallisco. E non fallisco per incapacità mia, fallisco per la delinquenza politica, fallisco per questo, chiaro, fallisco per questo. E allora, a questo si aggiunge, vedete, anche un altro aspetto. E mi diceva questo amico: ho fatto tante operazioni per il cosiddetto 110. E lo Stato mi ha dato la seconda mazzata, hanno bloccato i pagamenti. Vedete, questi sono gli argomenti veri che interessano alla gente e non il poltronificio in cui si è trasformata la politica. Mi fate schifo, la gente vi prenderà a cacci in culo per l'ennesima volta. Questo intanto è il primo obiettivo, fare piazza pulita, liberare dai palazzi del potere questi delinquenti, poltronari di professione, come avete ridotto l'Italia, come avete ridotto la Sicilia, con tutte le manovre finanziarie che avete fatto in continuazione. Non avete ridotto di 1 euro il debito pubblico, vi mangiate i nostri soldi, vi mangiate i nostri soldi. Basta, cominciamo a creare a livello nazionale una classe politica nuova. Non è un problema, ne leggeremo 5, ne leggeremo 10, cominciamo
anche in ambito nazionale, perché il rapporto tra l'Italia e l'Europa deve cambiare. Non può continuare ad essere questo, cioè di essere uno Stato a traino perché siamo indebitati, perché abbiamo problemi strutturali e quindi ci possono pisciare in faccia. Non è possibile tutta questa storia. L'Europa delle quote per il pesce, per il latte, per l'agricoltura, per tutto. Noi siamo tutte le nostre cose, tutte contingentate in Europa e poi ci avvelenano portandoci prodotti di altri stati, a sua volta aiutati con i soldi dell'Europa. Pensate un po', ma tornando alla nostra amata terra, la Sicilia, stanotte pare che abbiano convinto Nello Musumeci a dimettersi. Quali sono i termini per dimettersi? Ormai sono 48 ore. 48 ore. Noi abbiamo già un programma ben definito anche da questo punto di vista. Io starò a Roma fino a domani. Chiudo le liste. Chi c'è, c'è. Non è un problema. E poi ritorno in trincea, in Sicilia. Perché nel frattempo sapremo come andranno a finire i porci comodi. I porci comodi di Musumeci e i suoi sodali. Possiamo dare una lezione storica. Ora dipende da voi. Vedete, io non ho ceduto. Io non ho ceduto alle offerte che mi hanno fatto per passare da quel lato. Io non ho ceduto all'offerta finale di fare il loro pupo, quindi anche il candidato presidente della regione. E lo sapete che buon Miccichè ha sbottato più volte nelle varie riunioni che hanno fatto, e allora proponiamo a De Luca di fare il presidente della regione. Io non ho ceduto. Io, come vedete, non mi sono assolutamente anche impressionato dei miei amici che hanno deciso di fare un altro percorso o di non correre. Come vedete, non è cambiata la mia posizione, né quando Sgarbi, di fronte alle elezioni anticipate, ha deciso di pararsi il culo ritornando alle sue origini, né quando il mio amico Dino Giarrusso ha deciso che dovevamo rompere perché avevamo una visione diversa di come affrontare la banda Bassotti politica. Sono qua, non mollo, non ho mai mollato. Non pensate che le campagne elettorali di Messina non hanno subito le stesse dinamiche. Vedete, da quando si parte a quando si arriva nelle campagne elettorali, anche nelle presentazioni delle liste, non avete idea delle dinamiche che si scatenano. Bisogna però avere i nervi saldi, perché vedete, una campagna elettorale prima di tutto è una guerra psicologica. Una guerra di nervi. Perde che scoppia prima. E questo vale prima dell'esito elettorale. Testa e soprattutto lucidità. Non pensate perché ogni tanto io sbotto, perché ogni tanto... Guardate che la lucidità è fondamentale. E quella finora non l'ho persa. E lo stiamo continuando a dimostrare. Ora vi saluto, perché mi aspettano per completare. Oggi avremo una giornata pesante, ma va bene così, perché entro stanotte dobbiamo chiudere le nostre liste per il Parlamento nazionale, quindi Camera e Senato. Chi si vuole candidare con noi, alla Camera e al Senato, ci contatti subito. La Sicilia è stata chiusa, quindi è inutile che mi cercate. La Calabria è stata già chiusa, questo già ieri. Oggi chiuderemo tutto il meridione e la parte centrale. Quindi, voglio dire, inutile che ci contattate.
Per quanto riguarda la Sicilia, tenete conto che oggi dobbiamo ormai correre, perché dai rumors notturni è più probabile che si dimetta, perché questo li porta, pensano di indebolirmi, così dicono i giornali. Se non ne sono anticipato, per indebolire Cadeno De Luca, perché non ha i partiti nazionali che lo sostengono. Ma in Sicilia la vera autonomia, la Sicilia stato nello Stato, come si dovrebbe attuare con i candidati, con i presidenti scelti a Roma, con i presidenti che rispondono immediatamente signor sì, signor no ai partiti nazionali. Già vedete, solo questo vi dovrebbe portare a non votare i soliti noti. Oggi l'autonomista col cuore indipendentista, l'autonomista con il cuore indipendentista, ce l'avete qua, guardatemi negli occhi, sono io. Io non mi sono fatto corrompere, io non mi sono venduto, io non ho assolutamente deluso la vostra fiducia. Ora si va fino in fondo, senza se e senza ma. E chi ha intenzione di candidarsi con noi, anche alle regionali, decida nelle prossime 48 ore, perché noi, al di là della data delle elezioni, già chiuderemo le prime due liste principali nella prossima settimana, senza discussione, già la prima è quasi chiusa. E quindi non c'è più spazio, poi non riapro le liste. Non dico ai candidati, sai, abbiamo sbagliato, dobbiamo fare spazio a Tizio Caio Sempronio. Ve lo voglio dire perché. Perché con me certe tattiche non funzionano. Di aspettare fino all'ultimo per vedere qual è la lista dove qualche maradona del consenso si deve infilare per essere eletto. Per essere rieletto con noi il problema non c'è, perché tanto deputati uscenti non ne candidiamo, non ne candidiamo. Quindi è ovvio che da questo punto di vista la nostra coerenza è grande quanto il nostro cuore per la nostra Sicilia, per un sistema Italia diverso. Un caro saluto, seguiteci.